una cosa agghiacciante, e poi insomma sentire una notizia del genere di un ragazzo di 25 anni che poi io ho conosciuto nella mia annata a Udine, un ragazzo d'oro che è, insomma, non ci sono parole per poter descrivere una cosa che è veramente agghiacciante, cioè sembra il destino a volte ti porta via in un attimo. Lui gli aveva portato via praticamente tutta la famiglia, insomma è veramente assurdo. Poi 25 anni, non so sinceramente neanche come esprimermi, perché mi trovo in grosse difficoltà. Nelle poche parole di un commosso novellino c'è questa frase: un ragazzo bravissimo, di poche parole, un ottimo centrocampista, ma con gran voglia di arrivare. Vuoi aggiungere qualcosa? No, sai, adesso sembra facile comunque ricordare, quando si ricorda una persona sembra che si dicano soltanto cose belle, ma per Mario era così. Io l'ho conosciuto giovane, di un'umiltà incredibile, perché quando io stavo a Udine lui arrivava dalla primavera, quindi era aggregato alla prima squadra, ma a esordia anche tra l'altro quell'anno contro il Milan. E ragazzo umilissimo, di valori, insomma si vedeva che era un ragazzo d'oro, insomma, quindi veramente ci hanno tolto un ragazzo, la vita ci ha tolto un ragazzo e addirittura una famiglia intera in un modo veramente incredibile. Sai, per noi che siamo qui è così difficile anche come dire, pensare che possa succedere a voi. Allora lo chiedo a te, che sei dentro, che sei un calciatore, sei un atleta, ti senti come tutti gli altri, quindi dici è un dramma come può succedere ad altri ragazzi, o c'è qualcosa che si può fare di più, qualcosa di diverso, non lo so? Guarda, per quanto riguarda un ragazzo, può succedere veramente a tutti, ormai questo è il pensiero, io penso sia un pensiero un po' di tutti, queste cose accadono a prescindere dalla propria professione, insomma. La cosa che mi stupisce è che per Mario è sotto controllo, cioè il calciatore è perennemente controllato, adesso addirittura nelle mie ultime stagioni gli esami erano aumentati, anche ogni due mesi si facevano controlli, insomma, quindi la cosa che stupisce per un calciatore è questo, come possa essere successo anche il fattaccio di Mwamba, il giocatore insomma inglese, quindi nel 2012 ancora non si riesce a capire il perché, quindi questo è soltanto esclusivamente destino. Non voglio pensare che ci sia incapacità di chi fa questi controlli, perché sono tutti super professionisti, questo penso sia veramente, Roberto, il destino. Perdonami, è molto chiaro quello che stai dicendo, ma giusto per capire, poi per carità è difficile sempre trovare delle risposte a questi interrogativi, però volevo capire soltanto la frequenza di questi controlli, magari come è cambiato rispetto a qualche anno fa, a quali tipo di controlli venite sottoposti. Immagino tanti controlli anche sotto sforzo, evidentemente, esatto, no? Che vengono fatti, sì, non sì, soltanto no, all'inizio dell'anno, giusto? Anche durante, esatto, il campionato. Le prove sotto sforzo in teoria si fanno ogni sei mesi, quindi all'inizio del campionato e poi a metà annata. Poi ci sono ogni due mesi addirittura controlli degli esami del sangue, insomma vari controlli, insomma durante l'anno un calciatore in questo momento è veramente controllato spessissimo, insomma, quindi quando succedono queste cose è veramente soltanto il destino che può dirle questa cosa, perché io posso capire un ragazzo normale che magari di controlli ne fa veramente pochi e magari durante un'attività di calcio gli possa succedere una cosa del genere e si spera che non succeda mai, ma per un calciatore professionista qual era Pier Mario Morosini è assurdo, insomma, pensare a una cosa del genere, però purtroppo questo c'è soltanto una parola, è il destino che l'ha portato via. Senti, la risposta del mondo del calcio è quella di fermarsi, no? La scelta più giusta, più ovvia, più spontanea. È ovvia, insomma, perché Pier Mario ha giocato anche in tante squadre, quindi io penso che anche tanti suoi amici, colleghi, insomma, in questo momento siano veramente scossi. Io ci ho giocato assieme a Udine, ma anche chi ci ha giocato, insomma, a parte i propri compagni e gli avversari di oggi, ma chi anche ha giocato con lui, che ne so, in questi anni, in questi ultimi anni, io penso che domani non possa scendere in campo sereno, insomma, quindi secondo me sarebbe giusto fermarsi, come era giusto probabilmente fermarsi anche per la morte
di un altro non calciatore ma comunque un atleta, il preparatore dei portieri del Pescara, quindi che non si è fatto ma per altri motivi. In questi casi è giusto fermarsi perché sono cose talmente gravi che toccano veramente chi domani dovrà scendere in campo. E poi non è che il weekend prossimo che si torna a giocare si dimentica, è solo che ovviamente la vita va avanti, no? Giusto? Purtroppo questo è quello che si dice, purtroppo è quello che bisogna fare, perché comunque si va avanti e si deve andare avanti nel dolore, ma purtroppo si deve andare avanti. Buonasera a tutti. Benvenuto. Per come dire, farci raccontare naturalmente il suo ricordo e la storia di questo ragazzo, per Mario Morosini, che voi avete, come dire, conosciuto quando era giovanissimo e che, come ho detto anche prima e lo ripeto, era già stato fin troppo sfortunato nella sua vita. Ha avuto una vita veramente sfortunata, inutile elencare tutto quanto gli è successo, dalla morte della mamma in primis, del papà, di un fratello con dei problemi, di una sorella con dei problemi, e quindi io pensavo onestamente, oggi sono rimasto letteralmente colpito dal fatto come la sfortuna si accanisca contro certe persone che hanno già sofferto abbastanza nella vita e però non si è mai finito di raggiungere certi estremi o certe situazioni. No, Mario era un ragazzo, continuo a ripeterlo, nonostante tutto quello che ha avuto nella vita, le disgrazie che ha dovuto sopportare, era un ragazzo dolcissimo di carattere, sempre disponibile, aveva un velo di tristezza sul viso, è vero, ma era anche sempre disponibile per i compagni in modo tale che tutti gli volessero e gli hanno voluto sempre bene, insomma. È facile parlarne così, sembrerebbe retorica questo mio modo di ricordarlo, ma era veramente così, un ragazzo dolce, un ragazzo preparato, un ragazzo intelligente, oltre che un buon giocatore. Si è avuta, Favini, la sensazione già dal campo, non so se sta rivedendo le immagini, se ci ha seguito in questo pomeriggio, subito no, che... I compagni si sono accorti subito la disperazione, ecco, questo è me stato... L'hanno detto, sì. Me l'hanno detto, io purtroppo ero sul campo per un'altra partita del settore giovanile, no? E mi hanno tenuto informato di quello che stava succedendo, e esattamente 5 minuti dopo che era finita anche la nostra partita mi hanno comunicato che purtroppo Pier Mario non ce l'aveva fatta. È logico dire, è chiaro che sono scioccato per quello che è successo, nel ricordo di Pier Mario, di quanto già aveva sofferto nella sua vita sto ragazzo, adesso gli è successo anche questo, e che penso sia la disgrazia più grande che gli potesse capitare. Guardi Favini, io, come dire, non conoscevo la storia di questo ragazzo fino ad oggi, quello che aveva subito, no? Adesso io non so se è successo mentre era con voi all'Atalanta, che gli era successo appunto questo dramma, la perdita dei genitori e della sorella. Sta di fatto che, pur non conoscendolo, come dire, il commento che viene da fare è davvero un ragazzo che aveva una forza straordinaria, no? Cioè, dopo quello era che è successo, straordinario. Sì, appunto per questa sua serenità, quando dico che era un ragazzo dolcissimo nel carattere, nell'espressione, nei comportamenti, nell'attenzione, nell'amicizia che riversava sui compagni, è incredibile che un ragazzo che avesse avuto tanti problemi nella vita potesse essere così dolce nell'espressione, educato, gentile addirittura, non lo so, e difatti sono... È una situazione, una cosa che mi ha colpito moltissimo questo. Ciao Marco, purtroppo un'altra tragedia, un altro incubo sul Pescara che solo pochi giorni fa aveva accusato un colpo durissimo, un'altra tragedia, la scomparsa di Franco Mancini, ex portiere tra l'altro del Bari e preparatore atletico del Pescara, un uomo che aveva seguito Zeman e che purtroppo è scomparso davvero prematuramente, in maniera improvvisa, per un infarto. Oggi la tragedia è arrivata dopo 30 minuti di gioco, si è accasciato Pier Mario Morosini, centrocampista di 25 anni che era arrivato a gennaio a Livorno dall'Udinese,
e con una grande esperienza a livello di Serie B, un centrocampista tenace, gagliardo, un centrocampista che si muoveva a tutto campo e che purtroppo ha subito un arresto cardiaco. Ripetiamo, sono passati tra i 4 e i 5 minuti prima che l'ambulanza, che era al cammino ostruito da un'altra automobile, potesse guadagnare l'ingresso del terreno di gioco. È stato subito rianimato, c'è stato un tentativo con il defibrillatore, c'è stato l'arrivo anche della barella, dell'ambulanza, è stato sistemato sulla barella e portato all'ospedale Santo Spirito, l'ospedale civile di Pescara, dove purtroppo dopo circa un'ora è arrivata la notizia della scomparsa di Pier Mario Morosini. Accanto a noi c'è l'amministratore delegato Danilo Iannascoli del Pescara, che ha seguito tutte le vicende, che era in campo al momento della caduta del giocatore e che, come noi, aveva sperato, visti anche i primi tentativi di rianimazione, in un risveglio del giocatore. Sì, io ho veramente sperato fino all'ultimo secondo, perché l'ho visto fino a quando è salito, l'hanno messo sopra sull'ambulanza, ho visto i suoi occhi che mi guardavano, perciò veramente ce l'ho davanti l'immagine sia dei soccorsi, da quando è caduto in poi ce l'ho davanti. Guarda, veramente il pensiero va a tutti i suoi familiari, a tutti i suoi cari, alla società del Livorno e a tutti i suoi compagni di squadra. Noi gli siamo stati vicinissimi immediatamente, siamo vicini ancora di più. È un dramma vero, a una squadra che ha già subito un altro dramma 15 giorni fa, perciò è veramente incredibile quello che sta succedendo. Avete avuto subito percezione della gravità di quanto stava accadendo, Iannascoli? Perché c'erano giocatori con le mani nei capelli? Sì, abbiamo... ma immediatamente è partito il nostro massaggiatore Luca D'Arcangelo, è entrato immediatamente in campo, è stato il primo a capire la gravità, io l'ho visto, lui è intervenuto subito e poi sono intervenuti chiaramente quelli della Misericordia e del 118 che erano lì a bordo campo, hanno iniziato subito col massaggio cardiaco e il ragazzo all'inizio è stato rianimato, poi penso che nel percorso dallo stadio all'ospedale abbia già perso la vita. Noi eravamo per almeno 15-20 minuti molto fiduciosi, perché le prime notizie invece che ci arrivavano dall'ospedale civile di Pescara erano abbastanza tranquillizzanti, se così possiamo dire, e invece poi è arrivata la notizia che purtroppo il ragazzo non ce l'ha fatta e ci dispiace tantissimo, chiaramente, come dispiace a tutto il calcio italiano e a tutti, penso, è una cosa di una gravità assoluta. In questi casi di solito si dice che lo show, lo spettacolo debba andare avanti, ma noi onestamente non ce la sentiamo. Non ce la sentiamo oggi di parlare del campionato di Serie B, di far vedere i gol del campionato di Serie B. Oggi vogliamo dedicare questa puntata, che sarà più breve del solito, a Morosini, per ricostruire quello che è successo, per cercare di capire come è successo, nella speranza che situazioni simili non si ripetano. In studio con me ci sono Vincenzo D'Amico e Mario Somma. Buonasera. Buonasera Alberto. Buonasera. E siamo collegati con Pescara, con la sede regionale, con il collega Ciro Venerato, che seguiva appunto per la nostra trasmissione la partita tra Pescara e Livorno. Andiamo da lui per farci raccontare quello che è successo. Ciro, buonasera. Sì, ciao Alberto, buonasera a tutti. Momenti drammatici, li hai raccontati prima tu giustamente. Stavamo seguendo la partita per 90esimo minuto, poi purtroppo al 30esimo minuto è accaduto quello che purtroppo non doveva accadere. Prego la regia di far partire le immagini. C'è infatti un'azione offensiva del Pescara che in quel momento stava perdendo 2-0 con Livorno, una corsa lontana quindi dal pallone e l'improvviso crollo al vertice dell'area del calciatore. La terribile scena, che poi riproporremo, è questa. Il calciatore infatti cade in avanti, faccia a terra, apparentemente in preda a convulsioni, e immediatamente le due panchine, il guardaline, attirano l'attenzione dell'arbitro Baratta, che ferma il gioco. I medici a quel punto si rendono conto della gravità del caso e ovviamente sia i dirigenti del Pescara ma i medici del club Labronico accorrono per prestare le prime cure
al calciatore. Capiamo dalla tribuna stampa che c'è qualcosa che non va, i calciatori piangono, vediamo il massaggiatore del Pescara che sta cercando di rianimare il calciatore, i volti dei calciatori fanno giustamente capire che c'è qualcosa di grave, gravissimo, che purtroppo sta turbando il pomeriggio dello stadio Adriatico Cornacchia. Al giocatore sono state praticate poi manovre di ventilazione e rianimazione, dove poi è stato intubato. A soccorrerlo per prima allo stadio il dottor Leonardo Paloscia, primario di emodinamica all'ospedale di Pescara, che lo ha assistito fino all'arrivo del pronto soccorso. Polemiche anche sull'arrivo dell'ambulanza, 2-3 minuti, forse troppo. Secondo i medici invece non è stato decisivo il ritardo, cioè sembra ci fosse un'auto che frenasse l'arrivo dell'autoambulanza. E poi, ripeto, ha lasciato subito lo stadio, siamo intorno alle 15.34, per andare all'ospedale Santo Spirito di Pescara. E qui ovviamente noi siamo accorsi, torniamo in studio e preghiamo ovviamente poi la regia di mandare anche il contributo dell'ospedale Santo Spirito. Arriviamo insieme alla nostra troupe NG per cercare di capire cosa sta succedendo e Alberto, dai primi volti, dalle prime sensazioni, capiamo che c'è qualcosa di brutto in arrivo. E qui arrivano i calciatori del Livorno, siamo alle 16.43, io fermo Madonna per chiedere delucidazione. Sta arrivando tutta la squadra e il dramma si compie perché alle 16.45-16.46 dall'esterno noi giornalisti sentiamo urla, pianti, lacrime. Qui è la curva nord del Pescara che è venuta ad omaggiare il calciatore, sentiamo urla e lacrime e capiamo che purtroppo il dramma si è compiuto. Queste sono le immagini proprio successive a queste urla e capiamo che purtroppo per Morosini non c'è nulla da fare e intervistiamo ovviamente il medico che l'ha soccorso subito, Paloscia, e anche uno dei responsabili dell'ospedale Santo Spirito e facciamo subito partire l'intervista. Si tratta di morte improvvisa, arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare, che è una morte purtroppo ancora esistente nei soggetti giovani, che può venire anche in un cuore sano, ma è difficile, può darsi che ci fosse sotto un infarto o una malformazione cardiaca, una displasia ritmogena del cuore. Non possiamo saperlo questo senza un'autopsia. Noi sappiamo quello che abbiamo visto, che è una fibrillazione ventricolare, un arresto cardiaco. Dottor Paloscia, ci racconti quegli attimi terribili. Niente, visto sto ragazzo che era praticamente in arresto completo sia cardiaco che respiratorio, iniziato subito il massaggio, gli infermieri lì del 118 l'avevano già iniziato a ventilare col ventilatore e io ho continuato il massaggio lungo tutto il percorso fin dentro lì, qui l'abbiamo continuato qua per 1 ora e mezza, poi abbiamo usato una serie infinita di strumenti che adesso non sto a dirvi, pacemaker, defibrillatore, 100.000 cose, però non... Tu è stato inefficace, un'ora e mezza circa di rianimazione, non si è mai ripreso il cuore, non ha mai fatto un battito il cuore. Dalle parole del dottor De Blasio prima e del dottor Paloscia poi, la cronistoria di un dramma. È tutto da Pescara, lì nello studio. Ciro, ancora una domanda. Abbiamo sentito il dottor Paloscia, ne parleremo anche con il professor Pino Capo che è collegato con noi al telefono. Dicevamo, Ciro, il dottor Paloscia ha detto che è stato utilizzato qualsiasi strumento, anche il defibrillatore che viene considerato l'elemento fondamentale in molti casi, era successo recentemente con Muamba, per garantire la salvezza in situazioni analoghe. Anche questo purtroppo invece non è stato sufficiente e poi ricordiamo tra l'altro che Pescara poco tempo fa aveva vissuto un altro dramma, quello di Franco Mancini, il preparatore dei portieri della squadra di Zeman, che era morto anche lui a casa per un attacco cardiaco. Sì, 24 ore prima di Pescara Bari, la penultima gara casalinga, ricorderai Alberto, è venuto a mancare Franco Mancini, un infarto l'ha portato via nella sua abitazione nella centralissima via Gobetti qui a Pescara e poi si è giocata la gara e poi il Pescara è tornato in campo oggi con il Livorno ed è successo purtroppo quello che non doveva succedere, purtroppo 2 settimane drammatiche per il calcio italiano, 2 settimane drammatiche per Pescara, 2 settimane drammatiche soprattutto per le rispettive famiglie, perché stiamo qui a piangere la morte di un ragazzo di 26 anni. Ringraziamo Ciro Venerato per l'ottimo lavoro svolto, come dicevamo ci colleghiamo telefonicamente con il professor Pino Capo, a medico dello sport, lo ricordiamo anche come presidente della commissione antidoping della Federcalcio. Professor Capo, buonasera. Buonasera a voi.
Stavamo parlando con Ciro Venerato della vicenda di Morosini, abbiamo detto e lo ripetiamo, ogni cosa è stata fatta, questo ha detto il medico sociale del Pescara, è stato utilizzato anche il defibrillatore, ma non è bastato. Che cosa è successo? Soltanto casualità, come ha detto il medico? Fa parte degli eventi drammatici della salute e della medicina. Purtroppo, a fronte di tutti i tentativi che sono stati fatti, evidentemente non sufficienti, dobbiamo pensare all'imponderabile. Dobbiamo pensare alla possibilità che ci sia stato un arresto cardiaco dovuto forse a un grosso infarto o forse a una mancanza di arrivo proprio di velocità al cuore. Però ovviamente queste situazioni devono essere valutate in una fase successiva, dovranno essere valutate da un'autopsia. La cosa che sconvolge è che capita un ragazzo giovane di questa età e che dovrebbe essere, ovviamente sarà stato controllato nel modo migliore. Quindi è un caso di medicina drammaticamente tragica che purtroppo può capitare a qualsiasi livello. Noi intanto rivediamo quanto è capitato a Morosini. Io direi, tanto nessuno si scandalizza, che queste immagini le possiamo anche togliere, perché sono immagini davvero drammatiche e dispiace, dà fastidio rivederle. Dottor Capua, la domanda che si fa l'uomo della strada è sempre la stessa: ma è possibile che con tutti i controlli che vengono fatti nei confronti dei calciatori non è possibile evitare situazioni di questo genere? Ricordiamo ad esempio anche la morte, non è un calciatore, era un pallavolista, di Vigor Bovolenta, avvenuta poche settimane fa, sempre per un attacco cardiaco. Ricordiamo quello che è successo a Muamba, il calciatore del Bolton. Per fortuna lui si è salvato durante una partita contro il Tottenham, parliamo anche in questo caso, eccolo Muamba, di pochissimo tempo fa. Possibile che non si possano evitare queste situazioni? Possibile che sia soltanto frutto del caso? Ma bisogna pensare che comunque in medicina una morte drammatica è possibile in qualsiasi caso. È ovvio che tutta questa situazione, che ci fa ovviamente pensare alle cose più brutte, debba far riflettere chi è responsabile della tutela della salute dei cittadini e degli sportivi. La Federcalcio ha fatto molto bene a sospendere qualsiasi tipo di partita, ed è ovviamente un moto di riflessione per tutti quelli che devono incrementare i servizi di medicina dello sport e i servizi che possono tutelare la salute degli atleti. È una condizione sociale nella quale bisogna fare delle attenzioni, degli investimenti importanti, a fronte anche del fatto che ci sia l'imponderabile, però l'imponderabile magari è sempre più raro. La coincidenza di questi giorni ovviamente ci intristisce molto e ci porta comunque a dover fare degli studi più profondi, perché la medicina dello sport e lo sport in genere debbano essere considerati delle priorità e non delle situazioni che a volte vengono considerate ultima ruota del carro. Un'altra delle osservazioni che viene fatta in casi come questi riguarda una materia della quale lei si è occupato a lungo, parliamo naturalmente del doping. Ovviamente non è il momento questo di parlarne e sicuramente non riguarda Morosini, ma c'è bisogno di una attenzione ulteriore, fermo restando che l'Italia è sicuramente uno dei paesi all'avanguardia sotto questo punto di vista per quanto riguarda appunto i controlli antidoping. Lei pensa, ripeto, escludiamo completamente la vicenda di Morosini che non riguarda questa situazione, lei pensa che possa esserci in qualche caso, in qualche situazione, un legame tra le due vicende? Lo chiedo a lei perché, ripeto, è sicuramente uno dei massimi esperti per quanto riguarda la lotta al doping nello sport italiano. Ma io sceglierei assolutamente le due cose. In caso di una morte drammatica di un giovane di 25 anni, io più escludere in maniera molto, molto recisa e molto diretta che ci possano essere collegamenti. E l'abbiamo sottolineato. No, è importante che lo ripeta anch'io, perché non bisogna mai dire cose che magari non possono essere confortate da nessuna realtà. E quello che dice lei ci mette nelle condizioni di incrementare, se possibile, le nostre attività, controlli, ma la Federcalcio in questo è molto attenta e si stanno facendo proprio in ambito di commissione antidoping per poter migliorare anche la qualità di tutta la gestione
antidoping. È ovvio che le due cose non devono essere collegate, ma vanno di pari passo. E io ricordo che il lavoro che sta facendo Coverciano, il settore medico di Coverciano, il CONI, in questo ambito, in ambito mondiale, è di livello straordinariamente valido. E quindi il fatto che stia succedendo in Italia una serie di coincidenze di questo genere, debbo ritenere che comunque possa essere allarme, ma che non abbia nessun nesso con quello che questo, è il lavoro che si sta facendo. E questo l'abbiamo sottolineato subito. Professor Capo, io la ringrazio per l'intervento. Ribadiamo, grazie a voi. Questa è stata una scelta di Rai Sport di evitare di andare nella consueta trasmissione, ma di occuparsi in un breve lasso di tempo soltanto della vicenda che ha riguardato Morosini. Io saluto Vincenzo D'Amico e Mario Somma, la tristezza del momento naturalmente evita qualsiasi genere di discorso tecnico, ringrazio voi per l'attenzione e do la linea alla regia ricordando la triste notizia della morte di Morosini oggi a 25 anni.